Perto di galoppo, super venerosa RG che di fatto è fuori corsa, si ritrae subito, s'assegna spritz, c'è lotta per il comando, sbaglia Sergino nel tentativo di... ed è anche un po' in difficoltà Maurizio Kelly che fa un piccolo miracolo per non urtare alcuni dei concorrenti, sbaglia Scilla numero 1 Scilla GSO squalificato, numero 4 Sergino squalificato. Prendendo 14-6, sono rimasti in 4 in corsa, in seconda posizione Solista Matto che precede Saikala e s'assegna spritz. Ha immediatamente preso in mano Vannucci, Santa Lucia ha ridotto drasticamente il ritmo, lentissima la seconda metà dell'addirittura di là, 16-9 di paletto. In vantaggio Santa Lucia, l'indiana che si è immediatamente accorciata, nessuno vuole fare la prima mossa, i cavalli sono tutti piuttosto vogliosi di andare. Ripetiamo, cavallo numero 1 Scilla GSO squalificato. Nessuna bocca all'avanzata e Farolfi decide di traccheggiare, di rimanere in corda. 17-2, poi c'è quasi un agganciamento con e adesso Saikala vuole contrare e s'assegna. Frazione in 15-4. Santa Lucia in vantaggio davanti a Solista Matto, mentre si sono dati un paio di gomitate. Saikala e s'assegna spritz, o s'assegna e Saikala, per non far torto ad alcuno. Poi tornano esattamente dove erano. Intanto frazione in 15-1, in vantaggio Santa Lucia, seguita da Solista Matto, torna a venire via, stavolta con maggior decisione Saikala, ed è Solista che gli rifà lo stesso scherzetto. Ha perso contatto s'assegna, che forse ha un po' litigato col morso. 15-6 di frazione, sono in terziglia all'ultima curva. Santa Lucia in vantaggio, Solista che sta marcando Saikala, poi si apre di galoppo, l'allievo di Greco. Numero 3, Solista Matto, squalificato. Santa Lucia che riallunga e Saikala che viene e sta passando, ma poi ha avuto un incespicone, forse davvero da rivedere mille volte, nel tratto conclusivo. Saikala passa anche piuttosto facilmente con Paolo Romanelli, l'allenatore guidatore. Santa Lucia mantiene il secondo, s'assegna mantiene il terzo, 1:17.9 la media del vincitore chilometro. Saikala, una femmina da Turbo Sund in proprietà dell'allenamento Folli con Romanelli, allenatore guidatore. Rivediamo proprio le battute salienti della seconda corsa da Trieste, 7.65 l'arrivo ovviamente, 7.56 l'arrivo ovviamente.